è affascinante, un po' all'Indiana Jones. È stato scavato quando? Non, io non so, non so se la dottoressa Rossetti mi può coadiuvare. Diciamo che alcune volte, quando si costruivano i forti, se si poteva decidere di costruirli 5 metri prima o 5 metri dopo, si cercava di costruirli sfruttando eventuali precedenti opere già fatte dall'uomo, e quindi anche i pozzi artesiani venivano reimpiegati laddove era possibile, perché erano state già censite tutte le riserve d'acqua quando furono costruiti i forti. Adesso, se questo sia stato realizzato in forma coeva al forto, se invece appartenga alla storia della Roma romana, questo sinceramente non so se ci sono nei documenti d'archivio, diciamo, nei documenti d'archivio non si nomina questo, non si va così nel dettaglio, per cui purtroppo esatto, bisognerebbe trovare, io nelle memorie del direttore dei lavori che veniva di qua di tanto in tanto a fare la visita al forte mentre veniva realizzato, non è citato questo elemento. Di per certo è ancora funzionante, nel senso che l'acqua sotto la trovate, la si vede ancora, ed è una cosa meravigliosa. E quindi già evidentemente in epoca non troppo recente fu dotato di questa grande griglia per evitare che anche i militari ci andassero dentro. E quello che potete osservare di veramente affascinante di questo forte in particolare è che, essendo stato scavato scavato e poi rielevato nel basalto, lì potete vedere il muro elevato del forte, che però poggia direttamente fondamento del banco basaltico. Parlavamo stamattina di Cecilia Metella, dell'interno di Cecilia Metella, anche lì è così, c'è una perfetta genesi, sembra che le viscere del basalto poi siano plasmate a formare il forte. Potete poi vedere questo elemento qui, che abbiamo appunto definito mezza caponiera, dove ci sono queste feritoie da dove venivano messi i fucili per poter traguardare questa parte del fossato, solo questa parte, fino ad arrivare qui dove ci sono degli altri elementi, e traguardavano questa orecchia qua. Dopodiché, dall'altra parte, andando in quell'altra direzione, e la potete vedere nella piantina, c'è un altro elemento che è pienamente circolare, che sarebbe questo, che invece non è una mezza caponiera ma è una caponiera, e quindi è totalmente circolare e ha le fuciliere sia da una parte sia dall'altra, e difende quindi quest'altro tratto del fossato. Quindi questa ne difende una parte, dall'altra parte ce n'è un'altra identica. Noi stiamo in quella parte lì al punto 5, sì, dove ho messo pure un dettaglio qui che si vede meglio la geometria particolare della mezza caponiera. Quelle fessure che vedete sopra le feritoie, più in alto, c'è l'arco di scarico e c'è una feritoia particolare, che non era ovviamente una fuciliera, ma serviva per evacuare i fumi prodotti dagli spari delle artiglierie, per fare in modo, insomma, che i militari potessero sostare nell'ambiente stesso. E da questa parte potete vedere anche queste feritoie, che qui non sono riportate.